messa male la ruta, ma non è ai livelli di Pietra Gomez assolutamente. Il fondo è relativamente compatto. Con Sara la Tenerona riesce a proseguire. Vediamo se la Tenerona riesce con Sara dietro. Scendo un attimo, amore. Aspetta, aspetta. Ragazzi, buongiorno dal pueblo più pazzo del mondo. Siamo a Antofagia, che è un villaggio di indigeni, e c'è un perro di cui ci siamo letteralmente innamorati. Hola, come sta? Come sta? Guardate ragazzi, guardate la felicità. Aspetta, mamma mia, dove la trova tutta questa forza? No, qua. Mamma mia ragazzi, è bellissimo. Aspettate, guardate, io sto fermo, guardate, e dai. prendetelo se avete coraggio. Aspetta, sei il numero uno, vieni qua. Un piccolo dettaglio, ci troviamo a 3400 metri, lui non ha problemi di ossigeno. Va bene, l'ultima volta. Adesso basta, vieni. Fatti vedere che tutto il popolo di YouTube ti deve conoscere. Adesso basta. Basta, dai! Ragazzi, ci credete che non riusciamo ad andare via? Dobbiamo andare alla Laguna Verde. Abbiamo lasciato parte dei bagagli qua, perché poi faremo un'altra strada per raggiungere Tolar Grande. Incrociamo le dita e non riusciamo a lasciarlo. Sì, perché da qua dobbiamo andare a Tolar Grande. Ci sono due strade, però una è un po' più sabbiosa, e questa più sabbiosa è quella che ci porta a una laguna bellissima da vedere. Quindi con la moto parzialmente scarica andiamo a vedere la laguna, poi torniamo qua, prendiamo l'altra strada. Sono circa 147 km, todo ripio, todo il mezzo a nulla. Abbiamo riserve di acqua, abbiamo un po' di cibo. Chi ci ha preparato la signora su questa struttura? Vi faccio un giro panoramico. Vedete nella montagna, bienvenidos a Antofalla. Il pueblito è questo qua in fondo. Ci sono circa 30 anime, e là in profondità c'è la riserva di sale più lunga al mondo. Sara non sa come fare perché il perrito le salta addosso. La signora della struttura ci ha detto di aspettare fino alle 10, perché alle 10 il sole è a un'altezza tale che si riesce a vedere bene la laguna. Al di là della disponibilità di Olga, ci ha preparato il pranzo con una tortilla de verduras, ci ha raccontato che ora la luce è disponibile dalle 8 della mattina fino a mezzanotte. Fino a poco tempo fa la luce era disponibile dalle 5 del pomeriggio fino a mezzanotte. Ragazzi, vite portate al limite. Ieri abbiamo mangiato con loro, lo avete visto nel video, e una cosa che ci ha colpito, solo noi stavamo sotto la luce. Lei con la sua famiglia mangiava su un tavolo a parte e loro stavano al buio. Al di là del fatto che magari vogliano risparmiare, dimostra l'abitudine che hanno di essere senza luce. Questa mattina ci hanno preparato il conto al buio, perché qua il sole è coperto da questa montagna e prima delle 8 è quasi tutto buio. Il perro sembra calmato, riusciamo a partire? Sì. Vamos alla laguna, che tra l'altro dovrebbe essere tra i posti più belli al mondo e oggettivamente più sperduti al mondo. E non ci dimentichiamo che tutto l'altopiano della Puna viaggia dai 3.500 ai quasi 5.000 metri. Pensavamo di acclimatarci un po' meglio, ma facciamo sempre fatica, ogni movimento ti affanna. Anche mettersi il casco è una gran fatica. Ma per lui non c'è la fatica. Grande, grande. No. Va bene, ma non si può sempre giocare. Massima altezza, il salto. Sei il numero uno. Questa notte la temperatura è scesa vicino allo zero. Vediamo se la Tenerona. Ecco la situazione. Non riesco ad andarmene. Ciao. Nos vemos. Un giro di Antofagia. Questa è la nostra casina. Lui è il perro numero uno. Ci sono i giardini del villaggio.
l'infermeria, il telefono, informazione turistica, il minimo indispensabile per la sopravvivenza. Bene, ci aspetta ripio e un poco di arena, un po' di sabbia. Ieri abbiamo parlato con i due motociclisti che già sono stati e ci hanno detto assolutamente andate scarichi e in un punto Sara dovrà scendere perché la strada è veramente messa male, c'è parecchia sabbia. Però noi siamo venuti fin qua proprio per vedere la laguna, quindi qualunque sia la condizione della strada bisogna provare. Provare non significa riuscire, significa tentare. Quindi se vediamo che la situazione è troppo pesante per noi, si gira e si torna dal perro. Ieri siamo venuti da là, ora andiamo alla schierda. La ruta è un mix tra tolondulé e sabbia. Il salar visto da un'altra angolazione verso la quale si espande. Ah, la situazione è peggiorata ancora. Messa male la ruta, ma non è a livelli di Pietra Gomez assolutamente. Il fondo è relativamente compatto. Con Sara la tenerona riesce a proseguire. Vediamo se la tenerona riesce con Sara dietro. Scendo un attimo, amore. Aspetta, aspetta. Che dovrebbe essere 200-300 metri. Io ancora non riesco ad acclimatarmi bene. Qua invece è un po' più compatta e anche il colore è cambiato. E comunque la tenerona con queste gomme, ragazzi, è una bestia. Stiamo facendo delle cose in due impensabili per noi. Cioè, nonostante il fondo che vedete, procedo abbastanza in sicurezza. Sicuramente le condizioni della strada tendono a cambiare in base agli agenti atmosferici, se c'è molta pioggia o se tira molto vento. Infatti passarci un mese o l'altro può fare la differenza. Ci stiamo informando dalla gente del posto, che ovviamente hanno notizie più fresche, però è sempre un'incognita e non vi nego che c'è un po' d'ansia, perché viaggiando in due con tanto carico ti puoi trovare in situazioni veramente complicate. Contrasto di colori tra le montagne rosse e il salar blanco. Allora dovrebbe esserci scritto Laguna Verde a 1 chilometro. Anche questo chilometro è fatto e mettiamo le gomme penso sopra il sale, perché questo bianco dovrebbe essere sale compatto. E comunque non siamo soli. E stazionamento, mamma mia. In effetti Olga aveva detto che questo orario della mattina era il migliore per osservare la laguna e qualcuno lo ha saputo. Ecco dove siamo. Vamos a ver. Moto parcheggiata con l'unica macchina, attrezzatura del mestiere e ora 400 metri a piedi per andare in un luogo unico al mondo. Guardate il terreno dove stiamo camminando. È sale, ma è praticamente gesso. Durissimo. Incredibile. Incredibile essere sullo stesso pianeta che ci ha generati. Guardate che spettacolo. Questa laguna ospita dei microrganismi in grado di sopportare grandissime quantità di sale, come potete immaginare, e raggi ultravioletti. La cosa stranissima che ragionavamo con Francesco è che in un luogo così estremo e paradisiaco ci siamo solo noi e 4 altre persone. È vero che è molto difficile raggiungerlo, ma è molto strano che il turismo non si diriga qua. E forse anche un bene. Sicuramente un bene per l'ecosistema, un po' meno per la gente del posto che potrebbe sopravvivere di quello. È inutile dirti che siamo senza parole, perché qua, possiamo dirlo, siamo al cospetto di madre natura. Ma finora abbiamo solo scherzato. La parte più bella ve la andiamo a mostrare ora.
Torniamo dalla Tenerona, sono le 11:50 della mattina, ci siamo fatti un po' prendere la mano dal nostro lavoro, ma dobbiamo ripartire assolutamente perché abbiamo 40 minuti per tornare a Antofagasta, caricare la moto e fare 147 km di ripio. Ragazzi, forse oggi abbiamo esagerato, speriamo bene, speriamo che la ruta sia messa bene. Scusate per il fiatone, ma manca veramente l'ossigeno. Guardate la Tenerona nel suo habitat naturale, quanto è figa. Siamo di nuovo sul punto peggiore della ruta. Siamo a 3 km da Antofagasta. 40 minuti esatti di sofferenza tra sabbia, pietre, tolunduli, pazzesca questa strada. Siamo di nuovo al villaggio. Ok. E mentre io carico, guardate. Guardate il maialino. Che mangi? Mangio tortilla di verdura che ci ha preparato Olga. Ottima, con un poco di panna. Perché da qua a Tolar Grande, 147 km, non c'è nada. Questa è quella che ci ha preparato. Mangio anch'io, buon provecho. Moto ricaricata. Viveri li abbiamo. Acqua ne abbiamo abbastanza. Benzina ne abbiamo. Ora ragazzi si riparte con la massima calma perché, ripeto, abbiamo 147 km di ripio dove non c'è nulla. L'importante è andare piano. Se non facciamo in tempo ad arrivare a Tolar Grande, tireremo fuori la tenda e ci fermeremo. Abbiamo tutto. Salutiamo Changhita, anche se la voglia sarebbe quella di portarla con noi. Quando è carina. Pure porto Changhita, lasciate qua. Se puede hacer. Tenerona, mi raccomando. Questi sono quei momenti in cui la moto è veramente fondamentale. Di nuovo. Sei tremenda. Basta l'ultima, Fra. Mamma mia, ci lasciamo un pezzettino di cuore come sempre, sapete. Io onestamente ve lo devo dire, non riesco ancora a capacitarmi come la Tenerona riesca con tutto questo peso ad affrontare questi percorsi. Cambiamo strada proprio al bivio, eccolo, appena passato il desvio, come dicono in spagnolo, si sale, mentre quella a valle era la strada che abbiamo seguito prima per raggiungere Laguna Verde. Poi con le pietre andiamo piano, abbiamo sgonfiato le gomme. Io passo di qua perché non ho il guardrail e voglio avere un margine di sicurezza. Sicuramente dalla camera non si percepisce, ma la salita è importante. Qua c'è anche un curvone. Se la salita non si percepisce, vi faccio vedere la strada compiuta finora. Dai, Tenerona. Qua c'è un po' di sabbia. No. Comunque che sia messa bene bene. Non si direbbe, ragazzi. Ci sono anche pietre appuntite. E speriamo di non spaccare le gomme, anche sabbia qua. Allora, qui è il top del top perché salita, sabbia. La sospensione che mi ha fatto resistere, il lavoro fatto alle sospensioni è stato fondamentale. Sentite le sospensioni anteriori che vanno a fine corsa perché ovviamente si impenna la moto. Ecco il panorama. Io confido che dovrebbe migliorare. Se guardate intorno c'è tanta pietra. Da quel che abbiamo capito la strada spesso e volentieri è identica all'ambiente circostante. Quindi se intorno c'è sabbia, c'è sabbia. Se c'è pietra, c'è pietra e di conseguenza. Scusate, ma non so neanche quello che dico. No, no, sa quello che dice. È che, cioè, sembra scontato quello che lui ha detto. In realtà è una cosa a cui facciamo attenzione sistematicamente. Un po' per avere un riferimento sulle strade che ci aspettano. Spettacolo. Ci aveva detto che era panoramico, ma non pensavamo così tanto. Mamma mia, se brutta questa, ragazzi. E si sale veloce. E guardate la vallata verde dove ci sono gli animali, sprofondata tra le montagne. Saliamo ancora, ma siamo quasi in cima, quindi più di così non si può salire. Ma io vedo una montagna là in fondo con la neve molto più alta di noi, quindi... Siamo a 3.810 in questo momento. Si sa
sale ancora dopo che abbiamo raggiunto i 4110. Spettacolo giallo qui. Dovremmo essere sui Campos Amarillos, che prende il nome proprio da questa erba, la paja brava, che cresce e che dà al panorama questo giallo ocra. Ma soprattutto, se noi siamo a 4200 metri, questa montagna di fianco a me che non riesco ad inquadrare perché devo guardare assolutamente la ruta. Ah, tocca abbondantemente i 6000. Ma abbondantemente. Non a caso sulla sua cima c'è neve anche a marzo, il periodo ancora caldo del verano dell'estate australe. E comunque, se stiamo riuscendo a fare queste strade, è solo merito delle gomme. Ora da capire quant'è la durata, sicuramente non possono durare tanto. Però per affrontare questi percorsi una moto così carica, anzi, domanda, se conoscete qualcuno che ha fatto questi percorsi con la moto carica in due, fatelo sapere nei commenti, gli devo stringere la mano. E già che ci siete, per premiare la Super Teneré, e lasciatemelo dire, per premiare anche un po' Francesco, lasciate un mi piace, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, ragazzi, per noi è davvero fondamentale, grazie. Fermi 2 secondi per riprendere energie e ammirare il panorama. Non questo il panorama, ma quello in fondo è qualcosa di mai visto prima. Inutile dirvi che sono demolito, abbiamo fatto solo 20 km e da quel che sappiamo ne abbiamo altri 50 in queste condizioni, poi facendo dovuti scongiuri dovrebbe migliorare perché arriveremo al cono di Arida. Altro punto interessantissimo di questo percorso folle. Sì, ma non vi anticipiamo nulla perché l'Argentina deve sorprendere anche voi. E mentre siamo in questo video gioco voglio condividere una cosa con tutti voi. Quando si copre il sole e ci troviamo come ora a 4270 metri, sembra che si faccia buio, sicuramente siamo più vicini alle nuvole. È qualcosa di strano perché quando il sole si scopre la luce è fortissima, mentre quando si copre dovrei quasi togliere gli occhiali da sole. Guardate con che velocità si fa spazio l'ombra delle nuvole sulle montagne. Comunque da quando siamo partiti non abbiamo incrociato un'auto e ovviamente ragazzi non c'è un B&B, un agriturismo, un bar dove prendere qualcosa, però abbiamo incrociato 6-7 vicugne. Ecco gli sparuti branchi di vigogne incuriosite. Il paesaggio intorno cambia continuamente, in fondo addirittura i salar ai piedi delle montagne. L'altitudine invece rimane costante, 4250 metri. Guardate il serpeggiare della strada. Ma poi vi faccio una domanda, secondo voi è reale tutto quello che stiamo vedendo? Prima, nominando Los Campos Amarillos, mi è venuto in mente che forse stiamo sognando o forse siamo già nell'aldilà, quindi da Campos Amarillos a Campi Elisi è un attimo. Non fraintendeteci ragazzi, la sensazione è talmente di beatitudine che facciamo fatica a credere che tutto questo sia veramente vero. Da un po' la strada è peggiorata perché si è aggiunto brecciolino. Io onestamente non credo ai miei occhi, l'abbiamo detto nella diretta che sarebbe stato un luogo tra i più remoti al mondo, effettivamente ne abbiamo le prove. Fermati per mangiare l'altra tortiglia. Guardate che roba, ora anche il vento. E scatta la domanda: chi è che vorrebbe mangiare ora con noi la tortiglia in questo posto? Scrivetelo nei commenti. Guardate il contesto intorno, c'è la Tenerona, c'è Sara, ci sono io e questa è la ruta che abbiamo percorso. E ora vi faccio ridere, Sara mi ha detto quasi che faccio la pipì, tanto non passa nessuno. Veramente ho detto quasi farei la pipì, dici che passerà qualcuno. Questa è la condizione della strada negli ultimi 10 km e questa è la condizione della Tenerona. 5 minuti e si riparte, per forza di cose. Paesaggi rossi e montagne, quasi dell'Arizona, ma siamo in Argentina. Non so cosa si riesca a vedere dalla camera, ma questa linea che attraversa queste lande sconfinate è lunghissima. Guardate il vecchio West, che panorami ci regala. Arrivati quasi all'altezza del salar come altitudine, la situazione della ruta sembra migliorata molto, però bisogna sempre fare attenzione perché ogni tanto arrivano dei banchi di sabbia. Da lontano sembriamo avere una visione, c'è un cono all'orizzonte. Io ragazzi non ci credo, ho le lacrime agli occhi, mamma mia, che fatica ragazzi, guardate, mamma mia qua. La strada non ci dà tregua, tolondulé senza fine. Sono esattamente 6 ore che guido.
vedo, il 95% fatti in prima marcia. Francesco è davvero sfinito, mi ha detto prima di avere le spalle che non sente più, però ha in corpo una bella soddisfazione. Quanto l'ha sognato da casa e poi l'abbiamo sognato insieme. Tenerona resisti, questo è anche un hard test per le valigie. Considerate che ho ancora le taniche della benzina ancorate sotto le valigie piene, quindi le valigie stanno sostenendo circa 20 kg ognuna. Pensate le vibrazioni, pensate ai telaietti, poi controlliamo tutto, vediamo, speriamo che non abbiano subito danni. Ecco da dove venivamo e oggi siamo qua, ragazzi. La vita è una cosa strana. Quello che stiamo costeggiando è il Salar di Arisaro. Ha una storia interessante perché qui arrivavano le carovane dalla valle di Lerma per raggiungere il Cile e spesso per proteggersi dai venti molto forti, dai venti estremi che stiamo sperimentando anche noi nonostante la bella stagione, solevano uccidere le mucche più vecchie e usarne il corpo per ripararsi. Uno dei significati infatti della parola Arisaro è posatoio degli avvoltoi. Qui infatti i condor si radunavano in cerca dei resti degli animali. Adesso addirittura abbiamo toccato la velocità supersonica di 40, bisogna rallentare. È stato un momento di felicità massima, ma adesso torniamo alla normalità. 27, 28, 25. Non ve l'abbiamo mostrato più perché aspettavamo questo momento. Io ho le lacrime agli occhi, un po' per il dolore, un po' per la felicità. 3470 metri sul livello del mare. Quello alle nostre spalle è il cono di Arita, una conformazione vulcanica alta 200 metri che è considerata il cono naturale più perfetto del pianeta Terra. Abbiamo ancora 71 km, dobbiamo attraversare tutto il Salar, mi dice 1:50, ma credo di più, e sono le 18:07. Siamo fuori di testa, ma felicissimi. Vamos, vamos! Salutiamo la meraviglia tanto desiderata da casa. Ora la ruta dovrebbe essere ben mantenuta dai lavoratori della miniera. I puntini sono ottimisti, 80 km orari la velocità massima su questa ruta. Vabbè, loro vanno sempre con le Toyota Hilux, quei pick-up non sentono nulla. È un po' come la Tenerona, è un piccolo pick-up. Grande Tenerona, grandissima. Siamo ancora all'interno del Salar e qua la ruta si è trasformata nel colore bianco classico del sale. In questo momento indosso occhiali da sole e visiera nera del casco, altrimenti non riuscirei a tenere gli occhi aperti. Appena usciti dal Salar, lo vedo dal navigatore, la ruta non è più bianca, è diventata color ocra. Per quanto riguarda l'essere dissestata, è rimasta tale e quale. Oggi super stress alla Tenerona per resistere a queste micro vibrazioni. È girato a 90 gradi, infatti abbiamo il sole dietro. La strada è tutta dritta, è leggermente migliore. Comunque sono rimasti 14 km. Io ancora non ci credo, sono letteralmente distrutto. Dal collo, alle spalle, alle braccia, ragazzi. Ho un dolore pazzesco. Mamma mia, che giornata. Ancora non ci credo. Devo ancora vedere il segnale Tolar Grande per crederci veramente. E voglio condividere questo evento. Dopo 10 ore di moto metto la quinta marcia. Anzi, metto anche la sesta, almeno oggi le abbiamo provate tutte le marce. È vero che abbiamo montagne da un lato e dall'altro, però è anche vero che marzo è il settembre dell'emisfero boreale e quindi il sole inizia a tramontare prima perché sta finendo l'estate. E comunque dai, non potete dirci che vi annoiamo, guardate con quale contesto arriviamo. Formazioni abbastanza insolite all'ingresso della cittadina di Tolar Grande, sembrerebbero di sabbia, invece è tutta roccia. Mamma mia, ragazzi, nessuno ci aveva preparati a questa visione. Ragazzi,
ragazzi, lo vedete anche voi? Lo vedete anche voi? Cioè, io vedo una sorta di arco di ferro, questa immagine l'ho vista su Google tantissime volte e vedo anche la scritta Tolar Grande, ci siamo! Siamo nella Puna! Mamma mia ragazzi! 3520 metri sul livello del mare, siamo in pieno altopiano della Puna. Bienvenidos Tolar Grande, che spettacolo di giornata! Sì, però che spettacolo di entrata che ha Tolar Grande, non per i cartelli quanto per queste formazioni. Ma soprattutto siete pronti a vedere questa metropoli? Lo ripetono per Francesco che non ci crede, Tolar Grande! Due volte! Di nuovo! Ma che metropoli, che metropoli! Unico accesso al pueblo. Quindi, ora possiamo dirlo, dove vi portiamo? Dove? Adesso però dobbiamo trovare la struttura. Non penso che sia complicato perché sono quattro baracche qua, però. In realtà dobbiamo chiedere a un'altra struttura per andare alla nostra struttura. Adesso vediamo. Ospedaje, perro intanto. Lo chiediamo a questi qua. Disculpe, dove sta Ospedaje Arizaro? Mira, acá la vuelta, si no me equivoco. Sí. Hay uno nuevo. Ah, bueno. Llegas a la esquina, giras a la derecha. Sí. Es una casa así, color cremita, más o menos. Bueno, muchas gracias. Ospedaje Arizaro. Tenemos que hablar con Graciela Sorano. ¿Derecho? Sí. Y dobla a la derecha. Sí. Edificio grande, Siu. Siu. Adentro, oficina. Bueno, gracias. La chiesa, i giardini e il perro incazzatissimo. Sì, bueno, andiamo a chiedere. Non si vede quasi più nada, ma forse abbiamo soluzionato. Vamo a ver. Allora, dobbiamo andare qui alla esquina, c'è questa signora che ci aspetta e ci accompagna. C'è anche un perro. Hola! Hola! Hola. Este? Bueno. Hola. Ya estamos. Bien, gracias. Tienen otros compañeros que están en esa pieza. Ah, bueno. Otra pared. Sí. Tiene pieza. Bueno, este. Es la habitación. Bueno, ¿el baño es en común? Es el baño. Perfecto. Está bañado de la semana. Perfecto. Stiamo andando alla ricerca di un ristorante. Qualcosa abbiamo rimediato. La presentazione non è il massimo. Carne pure e tonale. Questo è il locale a Toledo. Poi vi raccontiamo con calma. Tornati nel nostro tugurio proprio ora e vi faccio la domanda. Quanto sono stanco io da 1 a 1000? Alla stanchezza si sommano anche le notizie che abbiamo ricevuto, cioè la strada da Tolar Grande a San Antonio de los Cobres, a causa delle grandi piogge che ci sono state i giorni scorsi, e sta molto male. Cioè, le nostre notizie prima di intraprendere questa strada è che in teoria il peggio l'avevamo già passato, mentre qui stiamo proprio in un punto dove non possiamo far nulla, perché esatto. O si torna indietro, e per tornare indietro significa fare 700 km e tornare alla ruta 40, oppure si va avanti. Il problema è che domani la tappa è di circa 200 km e parlando con questi signori che stavano con noi la notte passata a Antofagasta, ci hanno detto che hanno fatto 8 km, poi hanno girato, sono tornati indietro perché la condizione è veramente complicata. Cioè, non complicatissima, il problema è che non sanno per quanto tempo duri la strada. Quanto a lungo sia la strada complicata. E noi l'abbiamo visto arrivando qua, gli ultimi 5 chilometri ci hanno detto che è un è leggermente peggio. Scusate, tra stanchezza, spagnolo, italiano, non sappiamo più cosa stiamo dicendo. Allora, però qui ragazzi, le cose non sono due. La cosa è una: si va a dormire ora, sono le 10:30, domani mattina ci si sveglia presto, sicuramente siamo anche con uno spirito migliore, con più ottimismo, e ci proviamo. Il problema è che dovrebbe passare la macchina per pulire la strada, però il problema è che non sappiamo quando passi questa macchina.
macchina. Sergio, che è uno dei due amici argentini che abbiamo conosciuto, ci ha detto: quando decidono di passare la macchina, i lavori possono durare giorni. Siamo in Argentina e al di là del fatto che il lavoro duri molto, non si sa quando inizi veramente il lavoro. Ci siamo incastrati con le nostre mani. Vabbè, ragazzi, non lo sappiamo. Non lo sapevamo. Vabbè, io ho gli occhi super fritti. Andiamo a Nanna, ragazzi, e incrociamo le dita, come sempre, ottimismo al massimo. E domani mattina, vamos, speriamo che la Tenerona regga. E soprattutto una cosa che vogliamo condividere: l'altura è veramente complicata, perché pensavamo di acclimatarci con il tempo, invece anche dopo 6-7 giorni che stiamo sopra ai 3.500, io già parlando faccio fatica, sì. E Sara ovviamente è uguale. Grazie per il supporto, come sempre, siete super, non ci sono parole per descrivervi. Noi come sempre cerchiamo di fare del nostro meglio per condividere questo folle mondo. Ragazzi, domani sarete in sella con noi, quindi... No, assolutamente no, cuidado. Perché già è troppo pesante così. Cuidado, pensateci. Ciao ragazzi.